ed è arrivata anche alla decima. Arriva così in doppia cifra la striscia vincente della Tonno Calipo Vibo Valencia dopo la vittoria nell'undicesima giornata contro Cantù. Un altro 3-1 ed una vittoria da 3 punti, quella al tie break sul campo di Mondovì, per chiudere bene la serie di 5 gare nel giro di 15 giorni. Sarà quindi un Natale da capolista quello dei vibonesi. Al Pala Valencia infatti Cantù nulla ha potuto e la formazione di coach Mastrangelo è stata brava a mettere subito la cosa in chiaro con una buona partenza ed un ottimo primo set chiuso 25-21. Anche nel secondo la musica non cambia e la Tonno Calipo è brava a limitare il ritorno degli ospiti chiudendo 25-23. Il terzo invece vede Cantù partire bene ed imporsi 25-23. Nel quarto però Vibo torna a dettare legge e non lascia scampo a Cantù chiudendo 25-21. A fare la differenza è stato Vedovotto, top scorer con 21 punti, in doppia cifra anche De Paola e Mikalovic, che hanno chiuso rispettivamente con 12 e 10 punti. Arriva Natale dunque, ma il campionato di A2 non si ferma e si ritorna così in campo il 27 dicembre. Vibo giocherà sul campo di Castellana Grotte prima di chiudere il giorno di andata a Pala Valencia il 3 gennaio, giorno dello scontro diretto casalingo contro Sora.